Questo programma vi è presentato da Viaggio e Vedo. Anni di esperienza ed una grande passione per i viaggi ti aspettano nell'agenzia Viaggio e Vedo. Professionisti del turismo organizzeranno, oltre alle tue vacanze, viaggi e liste nozze, crociere, viaggi di gruppo, soggiorni in castelli, escursioni in barcavela ed agriturismi. Prenota la famosa passeggiata romana a soli 25 euro cena inclusa. Inoltre biglietti d'aereo, traghetti, alberghi e viaggi per tutte le tasche, con weekend a partire da 99 euro a coppia. Visita il sito viaggioevedo.it o la pagina Facebook Cuore e Coccole. Agenzia Viaggio e Vedo, a Roma, in via Bartolo Longo 1, telefono 06 41 036 36. Viaggio e Vedo, protagonisti del tuo tempo libero. Buongiorno, buongiorno a tutti da Gianluigi, Radio Vacanze per l'Italia Ascolta il Piave. Oggi è martedì 7 aprile e siamo tornati a parlare con i nostri nonni in grigio verde già, perché secondo me loro ci sentono e questa nostra dedica contribuisce un po' alla memoria di non far cadere nell'oblio le gesta e le sofferenze soprattutto di questi nostri nonni e soprattutto anche il loro ricordo non sia stato vano e la loro fatica, ecco, soprattutto questo. Oggi abbiamo tante, veramente tante cose, andiamo subito ad ascoltare Danilo Chiaro con il suo libro sulla Grande Guerra. A te Danilo, portaci su quei fronti. Buongiorno a tutti da Danilo Chiaro e benvenuti in questo martedì 7 aprile nell'angolo culturale della trasmissione L'Italia Ascolta il Piave condotta da Gianluigi Leoni. Oggi il libro che ho scelto per voi e anche come tematica La Grande Guerra si intitola La Guerra nelle Montagne, impressioni del fronte italiano. L'autore è niente di meno Kipling. Kipling è il grande narratore e giornalista che aveva già toccato l'apice della sua popolarità. Infatti nel 1907 verrà insignito del Nobel per la letteratura, il libro ovviamente è Il libro della giungla. Per tutto il conflitto Kipling svolge il ruolo di corrispondente di guerra, inizialmente sul fronte occidentale e poi viene spostato su quello italiano e nella primavera del 1917 è sul fronte orientale italiano e qui avrà l'occasione di vedere da vicino le nostre truppe da montagna. Diciamo che questo è un breve reportage e segue il percorso delle sue peregrinazioni dall'Isonzo dal Podgora a Cortina d'Ampezzo fino agli altopiani trentini. Diciamo che si rivela da subito l'intento propagandistico verso un alleato importante, con le lodi al re, al generale Cadorna, la perfetta organizzazione della più antica e la più giovane delle relazioni. Diciamo che questi destano qualche perplessità, diciamo, però gli incontri con i singoli uomini e i reparti sono abbastanza autentici, ma soprattutto colmi di simpatia, tanto più che ascoltando le risposte alle sue domande, Kipling annota: non c'è sfoggio né ostentazione, né enfasi retorica, e neppure, per quel che è dato da vedere, la volontà di mettere in luce soltanto il lato migliore della situazione. Diciamo che senza ombra di dubbio il narratore era rimasto sbalordito di fronte alle difficoltà della guerra in alta quota, e dice: le postazioni montane ricevono truppe e approvvigionamenti da località lontane centinaia di chilometri, attraverso le nuove strade che si diramano dalle principali arterie di comunicazione e si suddividono in sentieri e mulattieri che terminano sulla lunga roccia, esse appaiono tante sottili e filiformi quanto le radici raffigurate in uno schema botanico sull'adesione capillare. Un'impresa più eccezionale della conquista e del controllo di questo specifico territorio, in termini di progettazione, preparazione e resistenza ad atrocità inimmaginabili, non si era mai vista prima di allora. E tuttavia essa è passata quasi inosservata agli occhi delle altre nazioni, ciascuna sprofondata nel proprio inferno personale. E diciamo che è naturale allora l'interesse per questi uomini. Gli alpini, secondo Kipling, hanno un cappello decorato con una penna d'aquila, in certi casi talmente consunta da essere poco più che un valoroso moncherino, ramponi dalle punte letali come le zanne di un lupo che tengono altrettanto affilate, occhi in cui brilla lo sguardo dei nostri fattori, e un modo di camminare sui terreni a loro familiari che ricorda il moto delle onde. Mai, prima di allora, avevo avuto l'onore di conoscere un corpo più allegro di giovani scapestrati, con il carattere tosto, l'aspetto curato e lo sguardo inflessibile.
Diciamo che, detto da Kipling, fa sempre un bell'effetto. Il libro nel complesso mantiene un po' meno di quanto promette, ma proprio in considerazione del suo autore resta una testimonianza importante. E fino ad oggi quasi sconosciuto in Italia. La prima edizione apparve proprio nel 1917, grazie alla rivista milanese, l'editrice Risorgimento. Ma merito dunque alla casa editrice Murcia, da sempre attenta alla nostra storia. Ora vi saluto e vi auguro buon proseguimento. Veramente, veramente bravo Danilo Chiaro, grazie per sempre, come ogni volta ci stupisci anche con le semplicità dei tuoi racconti. È uno dei più grandi collaboratori dell'Italia Ascolta il Piave e della Viaggio e Vede e Radio Vacanze. Bene, detto questo, a proposito degli alpini, io voglio rendere omaggio velocemente all'ultimo reduce di Russia, visto anche se non è a partire, ma sappiamo il loro spirito è univoco fino ai giorni d'oggi, come diciamo sempre, dall'Afghanistan al Piave, sono tutta una penna nera secondo me. E voglio rendere omaggio all'ultimo reduce caduto, diciamo, il reduce di Russia, degli alpini, venuto a mancare qualche giorno fa, si chiamava Giovanni Zonoletti, era appunto la notizia. L'Eco di Bergamo, i funerali ci saranno appunto in questi giorni ed è una cosa bellissima vedere come sono affezionati gli alpini ai propri veci. I funerali, come dicevo, si terranno giovedì alle 14:30, appunto in questa acclusione, e chi può vada a rendergli omaggio. Per me sono dei ragazzi eccezionali. Anche se, come sapete, io da artigliere li sfotto sempre, però meritano tutto il nostro rispetto, questo è importante. Come me, come si dice, merita il nostro rispetto il battaglione degli alpini, quel fantasma, l'Alpin di Trieste, che è citato da Dario Burresi, questo battaglione che scompare proprio nella neve durante la ritirata di Caporetto e non se ne sa più niente, perciò anche magia. In questo corpo del nostro esercito, e a loro e in omaggio ai ragazzi che non sono più tornati. Dopo l'inno degli alpini, ricordiamo che potete entrare in contatto con noi allo 06 410 16 80 oppure allo 06 410 36 36 o mandare un'email a gianluigi@radioturismo.com per avere tutte le informazioni anche sulle puntate precedenti e come ascoltare i podcast dopo che la trasmissione è terminata. Rimane immediatamente disponibile sia su YouTube che
sul sito della Viaggio Veto i post che potete scaricare e riascoltare magari insieme a qualche amico, così tanto per diffondere la nostra trasmissione e soprattutto il ricordo di questi grandi ragazzi. Bene, mi fa ancora piacere, devo ancora ricordare una cosa che forse molti non sanno, che le campane che suonano la leggenda del Piave a Santa Croce sul Mondello. Dunque dovete immaginare, cercatele su YouTube, che le campane suonano al ritmo della leggenda del Piave. Provate a sentirle, che è qualcosa di eccezionale. Io intanto vi porto con Leonardo Malatesta, il nostro storico, sulle montagne e sulle fortificazioni della Grande Guerra. Sentiamo Leonardo. Pronto? Buongiorno Leonardo Malatesta, nostro storico per l'Italia, ascolta il Piave. Come stai stamattina? Bene, grazie, tutto bene. Sono contento anche noi. E oggi la cosa che vogliamo ricordare, molto importante anche in vista dell'uscita del tuo prossimo libro, sono le fortificazioni della Prima Guerra Mondiale. Esatto, Un allora pezzo di storia. quest'anno. Sì. Esatto, quest'anno tra un mese e mezzo al massimo, sarà il 24 maggio del 2015, cioè il centenario dello scoppio della guerra con l'Italia. E quindi per circa un mese, fine primi di luglio, tra gli altopiani, diciamo vicentini, cioè le piane settecomunali di Asiago e quelli trentini di Fogaria, Lorena e Luserna, sono i protagonisti di questa guerra dei forti. Vale a dire un duello di artiglierie tra le fortificazioni italiane e le austriache. Certo, era una cosa molto importante, anche perché giocarono un ruolo non poco decisivo, insomma, alle artiglierie all'epoca, ecco, questo era importante. Assolutamente, assolutamente, perché secondo i piani di guerra italiani, quelli austriaci, le fortificazioni avevano nella prima fase del conflitto un ruolo molto importante, cioè le artiglierie, facciamo esempio quelle italiane, da 149 mm, per cui erano armati forti, 149 mm, quindi di data utile 10-11 km, o granate o shrapnel, dovevano distruggere i forti austriaci, dove, quindi una volta annientati queste strutture, le fanterie sarebbero avanzate. Però nei primi giorni del conflitto, oltre a questi pezzi di medio calibro, vennero portate dalla zona costiera, facciamo esempio la Spezia, Ancona, zone non interessate dalla guerra, degli obici da 280 mm e 305 mm, che diedero molto filo da torcere e danni alle fortificazioni austriache. Certo, mi immagino, perché sappiamo bene che proiettili da 305 arrivano a pesare un centinaio di chili. Sì, Questo. non era, cioè, vedersi lì piombare in testa o sul tetto di una fortificazione non è che fosse proprio una cosa molto bella né da sentire nemmeno da provare, perché era un continuo martellamento, cioè ecco perché ci furono dei casi di empatia e ci furono le bandiere bianche di Forte Luserna. Proprio in questi giorni sto scrivendo il libro che si intitolerà I Forti della Grande Guerra, e che sarà un compendio tra le fortificazioni italiane ed austriache di confine, partirò dalla zona dell'Adamello fino al Friuli, mi focalizzerò su quelle che hanno avuto un po' di prova bellica, cioè hanno sparato, vale a dire tra gli altopiani sette comuni e gli altopiani trentini, e lì proprio le persone ebbero molti, ci furono grossi casi di pazzia, perché dovete pensare essere dentro a una casa, una struttura in cemento armato, e sentirsi arrivare sulla testa questi proiettili di grosso calibro che sconquassavano innanzitutto la struttura, ma potevano anche forare il cemento armato e provocare fumo e provocare anche dei morti. Quindi, e poi un continuo battere di queste cose, i nervi possono saltare. Quindi non era una situazione facile, su questo non c'è No, no, dubbio. no, ricordiamo ai nostri amici all'ascolto, per chi non ha avuto, diciamo, possibilità di sentirli, sono circa 200 decibel ogni esplosione. Ecco, dovete, già le cifre vi fanno capire. Poi i 305 non furono gli unici grossi calibri utilizzati durante il conflitto, ma si arrivò al 350, 381 e anche 420 mm. Quindi non erano mica proprio cosette di poco conto, erano cose. Ecco, No. molte volte i 305 però cosa facevano? Arrivavano sul tetto di un forte e non scoppiavano.
cadevano di piatto. Ecco perché in varie fotografie dell'epoca vediamo questi grossi proiettili inesplosi. Certo. Anche un'altra dote, erano mortai Skoda, erano quelli che usavano la Scuderia. Certo, no, noi sappiamo appunto questa realtà che poi le spolette vanno normalmente, sono spolette ad onda d'urto, praticamente arrivano a un certo contatto con l'obiettivo, la pressione le fa esplodere. Ovviamente arrivando di piatto non tocca la spoletta e di conseguenza non avviene lo scoppio. Questo è un po'. Esatto. Quindi avremo anche, oltre alle bandiere bianche su Forte Luserna, che dopo 4 giorni ha incassato oltre 5.000 proiettili di artiglieria, poi vi posso dire che anche successivamente, dal 15 agosto 1915 al 25, quindi si parla di 10 giorni, quel forte lì aveva incassato proiettili di grosso calibro, 280 mm, la maggior parte, oltre 1.000 proiettili incassati sulla copertura. E Ecco, quindi cosa facevano? Ogni diamo notte ancora cercavano un'idea. di riempire con cemento i crateri, gente che moriva, cioè era un vero macello. Certo, Questo diamo un'idea ancora perché mettendo 1.000 proiettili di medio calibro in un campo da calcio ne copriremo sicuramente la metà. Abbiamo cioè, ecco. molte volte fa capire. Poi i Ok. forti, fino al maggio 1916, ebbero un interesse, almeno questi. Gli altopiani cimbri, quelli trentini e gli altopiani dei sette comuni. Poi la guerra, poi con l'offensiva austriaca, le truppe avanzarono, quindi queste fortificazioni vennero restaurate su quelle austriache e riattivate, però non ebbero più nessun compito, furono delle caserme. Ecco Certo, questo. certo. Poi ci fu qualche episodio nella zona della Carnia, Calasso Carnico, dove un forte italiano resistette per alcuni giorni per fare sì che le truppe italiane retrocedessero dopo Caporetto per non essere prese, ecco, però furono episodi sporadici, i forti ebbero il compito importante soprattutto nel primo mese e mezzo del conflitto, quindi quest'anno proprio è il È centenario della centenario cosiddetta guerra dei della forti. guerra dei forti. Ecco, questa è un'altra cosa. E mi fa piacere, io, diciamo, darti una mano in quanto artigliere a far comprendere cosa vuol dire queste esplosioni, perché insomma, sono Assolutamente. veramente devastanti. Questo è poco ma è sicuro. Io vorrei che se tu hai conoscenza dell'episodio della batteria lavoratori Damiano Chiesa, che con un 149, insomma, del filo da torcere appunto in Trentino alle truppe austriache, questi ragazzi da batteria, lavoratori da Piano Chiesa, o la va o la spacca. Questa è una delle tante realtà che appunto c'è la famosa strada degli artiglieri che sale su da Rovereto e arriva fino a questa caverna dove praticamente questo ragazzo, poco più che 17enne, non era un sottotenente d'artiglieria, tenne veramente in maniera proderosa l'esercito austriaco sotto il sotilo del suo cannone finché non finì i colpi. Insomma, ecco, questa è un po' la storia di Damiano Chiesa. Poi magari ne parleremo in un'altra occasione. Ma ecco, raccontami un po' anche Assolutamente. ancora del tuo libro, come è nata questa idea, insomma, ecco, questo progetto letterario. Beh, allora posso dire che io fin da bambino visito i forti della Prima Guerra Mondiale, quindi è una passione che nasce da molto Nasce, lontano. Poi si è sviluppata con la mia tesi di laurea, che è certo. stata pubblicata nel 2003, che si chiama La guerra dei forti, il libro, ormai esaurito da anni, perché ormai quest'anno fa 12 anni dalla sua uscita. Mi Certo. sono occupato nuovamente delle fortificazioni con 2005 col libro su Forte Verena, 2009 il Forte Campolongo restaurato, 2010 Forte Punta Corbì, poi 2012 ho fatto un breve studio su uno sbarramento stoico mai costruito e rimasto sulla carta, e quest'anno, tanto per gradire, rimanendo sempre nel tema centenario, tra poche settimane uscirà il mio libro sul E Forte Belvedere, che il titolo è Per Trento Basto Io, il suo motto. Forte Belvedere che a livello turistico lo consiglio di visitare perché è l'unica fortificazione austriaca della Prima Guerra Mondiale completamente integra. Mancano solamente le cupole corazzate, sono state ricostruite, però chi visita questa fortificazione da aprile fino a novembre può vedere come funzionava una fortificazione austriaca, con anche delle bellissime effetti sonori chiamate la fortezza delle emozioni e anche un plastico interattivo. E così ha Molto veramente interessante. Per chi invece vuole visitare un forte italiano integro, non deve andare in questa zona, quindi in Veneto, ma deve andare in Lombardia, a Colico, allo sbocco della Val Chiavenna, dove c'è anche una fortificazione
completamente integra, comprese le cupole corazzate con i cannoni del Patriot 149 mm Schneider. Perciò abbiamo dato queste due. Ovviamente possono scriverci a gianluigi@radioturismo.com e hanno tutte quante le indicazioni, come possono visitare il tuo sito che è www.leonardomalatesta.it e soprattutto, questo te lo lascio sempre perché è una tua idea, il sito delle medaglie d'oro. Esatto, il Museo Storico, la Fondazione Museo Storico del Nastro Azzurro, che è www.museonastroazzurro.it. Ecco, questo è il nostro contributo alla memoria dei nostri nonni in grigio verde. Allora, grazie a Leonardo Malatesta, il nostro storico per l'Italia Ascolta il Piave, e ci diamo appuntamento al prossimo martedì. Arrivederci e buona giornata. Grazie, ciao. Ciao, ciao. Il contributo di Leonardo è sempre determinante. Io, per quanto possa dare una mano, ma lui è veramente eccezionale. La specialità dell'arma artiglieria durante la Prima Guerra Mondiale veramente era ancora la padrona, diciamo, del campo, fino a poi la nascita dell'aviazione. Beh, dopo cominciava a essere un po' non tanto la stessa cosa, ma comunque erano determinanti questi bombardamenti che non finivano mai. A proposito di questo, voglio farvi sentire che cosa pensava un cappellano militare, Fernando Fiori di Trincea. Fiori di Trincea, diario vissuto da un cappellano di fanteria, soldato di sanità. Maggio 1915, 23 maggio 1915. Corriamo alla chiesa di Sant'Afra, dove è il corpo di Sant'Angela Merici. La chiesa è affollata, pieni di contento, giubilanti. Celebriamo la nostra santa messa. Deo, gracias. Si prega per tutti e la preghiera è calda, d'affetto, ricca di soddisfazioni. Il Dio è con noi. A Lui offriamo il sacrificio di tutto noi stessi. Un buon sacerdote, compagno di studi all'Università di Pavia, ci ospita in casa sua, con generosa cordialità. Gente buona ce n'è per tutto. Ci parla dei preparativi militari da queste parti, delle condizioni dei cattolici di fronte ai socialisti e compagnia, in questi momenti di patriottismo più o meno verace e giustificato. Di fatto, per quel giorno medesimo, erano annunciate solenni funzioni religiose pro pace, e per il felice esito dell'ormai inevitabile guerra. Alcuni cartelloni campeggianti sulle facciate di chiese dicono il sentimento profondamente patriottico dei cattolici bresciani. Comprespedisco alcune cartoline della città con le ultime vicende della vita militare. Ed eccoci ancora con la nostra sezione. Ci si conduce tosto fino alla stazione per prendere un po' di caffè che non si beve, perché ci mancano le tazze di latta. Nessuno ci ha avvisati di portarla, ma il sergentino, per difendersi presso il maggiore, afferma di averlo detto. E i soldati debbono tacere. Alla stazione ci si fa stare 2 buone ore a farsi cuocere da un magnifico sole di maggio. Finalmente si ritorna alle scuole, ma di là si parte immediatamente. Zaino in spalla e via per la caserma dell'artiglieria. Ma anche là ci aspettava una disillusione. I cucinieri non hanno preparato niente. Il perché? Sallo Iddio. Un mormorio sordo di indignazione accoglie le parole del sergente maggiore, che permette l'uso di una scatola di carne e di gallette. La più parte esce e si disperde nelle varie trattorie per prendersi il ben meritato ristoro e saziare in parte almeno gli stimoli della fame. Noi tre approfittiamo. Poi una visita al bello e devoto santuario della Madonna delle Grazie. La marmorea cappellina a parte raccolta, quasi in atto di venerazione continua alla gran regina del cielo. Ah, respira l'animo, che poi effonde i suoi affetti in lagrime dolcissime a quell'effigie rivestita di ex voto e di quadri a tutte le pareti, anche del porticato che separa la cappellina dalla chiesa grande. Il momento solenne, l'ora difficile per la patria nostra, la vita pericolante di tanta gioventù, i mali sociali, i peccati di tanta cristianità, che hanno obbligato la giustizia di Dio a permettere tanto flagello, quale è la guerra. Prende l'anima intera in una preghiera intensa. Usciamo contenti, desiderosi di tornarci. Ma ce la darà il Signore tanta grazia? A sera, verso le 8:30,
Un treno elettrico conduce la più parte di noi a Vestone in Valsabbia. Una bella valle, ricca di paesi, di vegetazione, corsa da un fiume importante, il Chiese, che, rompendo spesso contro le rive rocciose e i massi sporgenti dal suo letto, rumoreggia paurosamente, siccome una belva ferita a morte. Peccato che l'oscurità della notte non ci permetta di veder molto. Brescia da prima e i paesi tutti della vallata che attraversiamo ci salutano con evviva ed applausi. Intanto il cielo si è fatto oscuro. Oscuro. E piove, forte. Arriviamo a Vestone, verso le 10:30. Scendiamo dai carrozzoni e via di tutta fretta verso la destinazione, l'alloggio, mentre la pioggia continua a cadere. La difficoltà del cammino, eccetera, rendono vieppiù rabbiosi i soldati che, poveri ragazzi, si sfogano bestemmiando contro Dio. E io mi sento stanco, stanco, ma non importa. Offro a Dio tutto quanto e per guadagnare tempo prego un poco. Giungiamo finalmente sopra un'ampia spianata. Ci viene indicata una casa. Sacerdoti e chierici ci raccogliamo assieme, con altri bravi giovani in una stanza a parte. Poi ci sdraiamo sulla paglia tradizionale. Si dorme un poco e un poco si sonnecchia. Eccoci qua, con la lettera di un sacerdote, un cappellano militare, appunto Giusto Fiori di Trincea poteva intitolarsi questo libro importante, e poi il commento di Fernando, un nostro amico attore che appresta la sua voce ai nostri nonni in grigio verde. E detto ancora, ringraziando Fernando, sentiamo invece Roberta per quello che riguarda le trincee fortificate. Scendiamo giù e andiamo verso la Valle del Tagliamento. Roberta, raccontaci un po' le tue esperienze su questa materia della Grande Guerra. Pronto, buongiorno. Buongiorno Roberta Bressan, come stai? Reduce da una giornatona con un gruppo di spagnoli il giorno di Pasqua e oggi si riposa un po'. Benissimo, allora cari amici, per l'Italia Ascolta il Piave, come sempre non ci fermiamo mai neanche davanti alle festività, Roberta Bressan ci fa compagnia con un nuovo argomento che sono le fortificazioni da basso, quelle della trincea, se mi ricordo bene, era questo l'argomento di oggi. Sì, per collegarci un po' con i vari argomenti che state presentando, oltre alle fortificazioni in montagna, tra l'altro ho davanti a me le Alpi Giulie in questo momento, un rassetto al mare, oltre a quel tipo di strutture fortificatorie per la guerra in montagna appunto, non dimentichiamo che ci sono state anche delle strutture fortificate lungo la vallata del Tagliamento, che è un punto strategico fondamentale. Lì c'è un posto che si chiama Ragogna, che tra l'altro è indicato anche in una delle carte geografiche che si trova nelle gallerie dei Musei Vaticani, che è un punto strategico perché è proprio sopra praticamente la vallata del Tagliamento. Invece più in pianura naturalmente non dobbiamo dimenticare strutture fortificate, ovvero le trincee che venivano scavate e poi rialzate sia col materiale di scavo che con dei sacchetti di sabbia e poi anche coperte con calcestruzzo. Sto pensando alle trincee blindate che ci sono ai piedi del Monte Seibusi di Re di Puglia, e queste erano proprio come ragnatele sul territorio praticamente. Ma ci sono anche delle strutture che vengono ricavate praticamente dentro le grotte carsiche. L'ambiente praticamente vicino a noi, qui vicino a Trieste, a Grado e a Gorizia, è ambiente carsico e il carsismo è praticamente caratterizzato da tante cavità di vario tipo. Molte di queste grotte erano utilizzate per gli acquartieramenti, tanto da una parte quanto dall'altra, per i rifornimenti come depositi di munizioni. Qualcuna è stata anche adattata, diciamo, per ospitare appunto questi soldati, ufficiali e quant'altro. Per cui si sfruttavano anche le grotte carsiche, facendo arrivare un sistema anche di come dire, collegamento ferroviario, oserei dire, per far arrivare i rifornimenti. Ah, ecco, proprio praticamente come comandi di tappa, diciamo, un po' come, diciamo, fosse un giro d'Italia, via, le tappe mano a mano avevano queste posizioni, esatto, che erano collegate tra di loro, dunque
Anche allora, e mi immagino poi la difficoltà per portare sui materiali, per comunque adattare anche queste cose, grotte naturali, che non coinventarle, perché immaginiamo freddo, caldo, temperature, e fare uscire magari Allora, qualche saldario. guarda, la caratteristica di queste grotte è che hanno la temperatura costante, Ah, è ecco. in genere sugli 8-10 gradi costante. Stavano sicuramente meglio lì che non a 3000 metri di altezza, probabilmente. E con tutto quello che ne consegue, appunto, per temperature, anche la neve faceva danni, nel senso che il riflesso negli occhi, chi non aveva occhiali, praticamente rischiava la cecità. Anche questo, qualcuno magari la prendeva temporanea, qualcun altro entrando e uscendo, riflesso della luce sulla neve, ritorno al buio, molti soldati sono rimasti anche ciechi. Ecco, questo è un altro aspetto. Un giorno ne parleremo di queste patologie legate alla Grande Guerra e non con le, diciamo, sofferenze, anche se vogliamo, di questi ragazzi che purtroppo, come Certo. sappiamo, molti tendono a lasciare. Il nostro e il tuo contributo all'Italia Ascolta il Piave, questo che ringraziamo anche con l'occasione che ci segue, siamo arrivati a più di 3.600 ascoltatori. Ecco, è proprio di conservare la memoria ben chiara che poi si possa passare ad altre generazioni. Molto importante. Certo. Senti, vogliamo aggiungere qualcos'altro? Perché so che in questo periodo tu hai già pronte qualche itinerario da poter seguire che possono Ma sì, richiedersi. guarda, sabato scorso ho portato un gruppo, abbiamo fatto un giro lungo la vallata dell'Isonzo, passando da Gorizia per Caporetto e poi siamo rientrati da Cividale, abbiamo fatto praticamente il percorso di quella che è stata la battaglia dell'ottobre del 17. Siamo stati graziati dal tempo perché è stata una giornata stupenda, in una zona naturalistica bellissima, Certo. e abbiamo visitato il Museo della Guerra, per cui a Caporetto voglio dire, per cui abbiamo fatto proprio il percorso sul posto di questa battaglia che è l'undicesima praticamente Siamo scesi a nell'ottobre del Caporetto, 17. che sono delle cose, ecco, ricordiamo che oggi Caporetto è in Slovenia, non è più in Esatto, è Italia, a 5 Caporetto. chilometri dal confine, però era zona italiana per le vicende legate alla fine della prima guerra prima e della seconda poi, e con la fine della seconda guerra è diventata prima Jugoslavia e oggi Slovenia. Noi diciamo che comunque ormai queste cose sono superate, ci si va tranquillamente, perché sappiamo che anche il diretto del turismo sloveno ha cominciato a programmare queste gite e questi itinerari. Sì, Ma sono molto dinamici e soprattutto come stanno facendo anche qui da noi, ma anche in Austria, ci sono veramente tanti appassionati di storia locale che stanno ripulendo tutto, quindi dobbiamo veramente dare onore al merito, come si dice in questi casi, perché stanno lavorando veramente tanto beh, ci fa per piacere, ci ripristinare fa tutto, piacere. ripulire e rendere Esatto. usufruibile il territorio. Questa è una cosa che ci fa piacere, di non essere gli unici a combattere contro diciamo, la dimenticanza. Ecco, stare nella memoria dei popoli, questo è importante. Bene, Roberta, io ti ringrazio, grazie di aver partecipato all'Italia Ascolta il Piave nonostante la giornata festiva. E ci aggiorniamo il prossimo martedì con tanti altri racconti per l'Italia Ascolta il Piave. Roberta Bressani, la nostra guida da Grado. Ciao, Roberta. Grazie a voi, tanti auguri ancora, grazie. Ciao. Ciao, ciao. Parlare con Roberta è sempre una storia emozionante. Lei che vive tutti i giorni camminando per i percorsi che hanno visto la storia del nostro paese dalla lotta alla Grande Guerra in poi. Bene, non potevamo non parlarne appunto dopo questa chiacchierata delle donne portatrici di assi. Anche qui c'è un monumento da ricordare, mi raccomando, erano delle donne che partivano dalla Pendice Carnica e salivano su per portare appunto il loro contributo per la Grande Guerra. Lo potete trovare sulla pagina Facebook del gruppo Appassionati di Trincee e Forti Italiani della Prima Guerra Mondiale in Val Rendana. Ecco, anche questa era una cosa che dovevamo assolutamente dire. Come è anche giusto dire, il nuovo libro di Canto Barbaro di Paolo Policchi, che racconta la storia del suo prozio, un tenente degli Alpini. Appena uscito dalla
L'Accademia si trova subito a combattere sul fronte con il suo reggimento, il 7° Alpini, Canto Barbaro di Paolo Policchi. E come promesso, oggi vi facciamo raccontare la storia della Croce Rossa sulla Grande Guerra con Vincenzo. Vincenzo, sentiamo la tua storia. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, Gianluigi. Gianluigi, Radio Vacanze, come stai? Bene, grazie, tu? Benissimo. Allora, carissimi amici all'ascolto, ho il piacere di presentarvi Vincenzo Di Guida, il nostro esperto della Croce Rossa nella Prima Guerra Mondiale, con cui faremo quattro chiacchiere per parlare dell'importanza e del ruolo avuto da queste persone, sia militari che civili, poi se vogliamo tutti comunque collaboratori, e che cosa è successo e che cosa, quanto poi anche loro hanno pagato un prezzo non indifferente, insomma, ecco, questo è quanto che, diciamo, mi torna a me, ecco, via. Assolutamente sì. Innanzitutto voglio salutare tutti i tuoi radioascoltatori. Mi chiamo Vincenzo Di Guida, sono un volontario della Croce Rossa, ufficiale in congedo del corpo militare. In particolare sono un appassionato ovviamente anche di storia, di tutto quello che è il volontarismo italiano nell'ambito delle grandi guerre. Non a caso sono recentemente diventato anche presidente dell'Associazione Nazionale Volontari di Guerra della Federazione Provinciale di Napoli. Certo. E tu mi parlavi giusto del sacrificio degli uomini e delle donne di Croce Rossa, sia militari che civili, durante la Grande Guerra. Certo. E ti posso assolutamente dire che purtroppo durante la Grande Guerra ci sono stati ben 15 ufficiali caduti della Croce Rossa, 30 tra sottufficiali graduati e militi, e poi un numero ovviamente superiore di feriti e caduti in malattia. Poi ci sono stati prigionieri dispersi e quant'altro, quindi la Croce Rossa ha pagato un prezzo comunque elevatissimo per un'idea di portare ausilio senza distinzione di casacca, diciamo così, a questi belligeranti, diciamo così, nell'arco di questa grandissima guerra, dove ci sono stati milioni di morti poi alla fine, no? Eh sì, costata parecchio, la migliore gioventù europea. Se non altro ci siamo giocati almeno due generazioni in quel tempo, purtroppo. Assolutamente, purtroppo sì, la guerra purtroppo è la più terribile delle espressioni umane, non dovrebbe mai esserci, purtroppo però talvolta accade. Insomma. Noi siamo qui appunto perché la memoria non vada in soffitta, ecco, questo è l'obiettivo. Assolutamente. Diciamo che si è proposta la mia agenzia e soprattutto io, in quanto nipote di un cavaliere di Vittorio Veneto, per vedere questi ragazzi bene, che non sono più tornati. Non è stato piacevole ed era un modo, un tributo per rispettare la volontà appunto di quello che era mio nonno, Genio Puntieri, lui, certo, ovviamente, certo. Gli altri ragazzi ormai sono tutti uguali per quello che ci riguarda, le persone che non sono più tornate debbono avere lo stesso rispetto, questo certo. Meno. Senti, e qualcosa in più sulla storia della Croce Rossa, perché io mi ricordo che sono stati anche adottati dei cani durante, diciamo, come ausilio, come supporto, perché addirittura c'erano di San Bernardo che portavano i feriti. Assolutamente, tu pensa che durante la Grande Guerra, ci limitiamo al momento soltanto della Prima Guerra Mondiale, certo, quindi dal 15 al 18, la Croce Rossa in effetti ha dispiegato sul terreno qualcosa come 70 ospedali da guerra, 3 ospedali chirurgici mobili, 31 posti di soccorso militare, 24 treni ospedale. Ti dico delle cose che mi sono appuntate, certo, in previsione appunto di questa piccola chiacchierata di stamane: 3 ospedali di tappa, 32 ambulanze da montagna, 6 ambulanze radiologiche e così via. Quindi ti puoi immaginare lo sforzo in effetti fatto dalla Croce Rossa e quante persone, quindi volontariamente, perché tu sai che, certo, uno dei principi della Croce Rossa è quello di agire in maniera assolutamente volontaria, quindi tutto il personale, a parte, diciamo così, uno scheletro di dipendenti che ovviamente è necessario per assicurare la prontezza operativa dell'ente, ma voglio dire gran parte del personale è personale volontario, quindi agisce senza retribuzione e assolutamente sulla base semplicemente di questo spirito di poter portare un ausilio, un aiuto, esattamente. Quindi diciamo che in particolare sono stati dispiegati, diciamo, due grandi unità, una in zona di guerra proprio a seguito degli eserciti operanti, quindi in prima linea possiamo dire,
E poi c'erano vari altri ospedali nelle trovie dove poi i vari ammalati, i vari feriti venivano poi portati tramite soprattutto i treni ospedale. Uno dei treni ospedale è ancora visibile nel nostro centro, che è a Marina di Massa, ovviamente è in dismissione, è diventato un museo, ma è molto bello, sarebbe bello poterlo visitare da parte di tutti. Non si sa mai, perché l'idea che mi sta venendo in mente in questi giorni, sollecitata da molti collaboratori che come te danno un contributo, è quella di organizzare delle gite o qualcosa, insomma, con partenza da Roma. Assolutamente, io ti ripeto, vogliamo per far conoscere questi posti a chi non l'ha mai. Assolutamente, le persone che attualmente sono in Croce Rossa, il corpo militare e anche ovviamente le infermiere volontarie, perché non dimentichiamoci che durante la prima guerra mondiale le infermiere volontarie hanno anche loro pagato sia un prezzo di sangue elevatissimo, ma anche, voglio dire, un grande apporto, ed è stato forse anche la prima occasione perché, diciamo così, la figura femminile si sdoganasse un attimo e in qualche modo cominciasse a come dire, a occuparsi, a uscire fuori da quell'ambito strettamente domestico e familiare a cui era relegata per un fatto culturale fino ad allora, diciamo così, no? E ti dicevo, le persone attualmente sono in Croce Rossa, sono persone stupende, non credo che saranno problemi che come dire a poter aprire i cancelli e a consentire che altre persone possano visitare queste vestigia storiche, che non è soltanto un fatto storico, perché anche adesso la Croce Rossa in corpo militare, infermiere volontari, insomma tutta la struttura è assolutamente operativa, e quindi è una storia che si proietta nel presente ma anche duro, poi, no? Certo, si spera. Certo. Ma mi auguro proprio di sì, speriamo bene che ne serva. Un'altra cosa prima di salutarci era anche Casa Savoia, se io mi ricordo bene, la principessa Margherita che dette una mano come Croce Rossina, o sbaglio, mi ricordo qualcosa del genere. No, ti ricordi benissimo, diciamo che devi sapere che la principessa Margherita di Savoia era l'ispettrice nazionale, diciamo così, delle Croce Rossine, solo che ovviamente, diciamo così, sì, o meglio la regina Elena, ecco. Solo che ovviamente la regina Elena nell'aprile del 1915, essendo ovviamente per ragioni di sicurezza esposta ad eventuali attentati o ad altro, affidò l'incarico dell'ispettorato nazionale dell'allora Croce Rossine, infermiere volontarie, alla duchessa, praticamente alla moglie di Emanuele Filiberto, in pratica, perché essendo una figura comunque vicina alla corona all'epoca, ma comunque più defilata, quindi meno esposta ad eventuali azioni contro la sua persona, diciamo così. D'altra parte era persona assolutamente capacissima, e difatti c'è stato una grande attività da parte delle Croce Rossine. E a questo proposito, se mi dai giusto un secondo, così terminiamo, voglio ricordare la figura di due Croce Rossine che sono le sorelle Marinas, che in effetti sono state veramente assolutamente attivissime durante la prima guerra mondiale, infatti hanno poi ricevuto serie di riconoscimenti su questo aspetto. Sono state, come dire, donne, ma in realtà erano addirittura più coraggiose di molti nostri militari, quindi voglio dire veramente figure di cui andare fiera, assolutamente. Bene, allora noi ci aggiorniamo come anche al prossimo martedì, se vorrai tornare a fare delle chiacchiere con noi. Intanto ringraziamo Vincenzo De Guida e anche il corpo della Croce Rossa. Assolutamente. Io personalmente, ripeto, per me Croce Rossa è stato ed è una parentesi importante della mia vita. Ovviamente ringrazio tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo momento. Ringrazio ovviamente e mando un saluto a tutta la mia catena di comando, a partire dal comandante del 10° centro di mobilitazione e poi ovviamente l'ispettore nazionale, che vorrei ricordare è il generale Gabriele Lupini. Allora, quindi grazie a te, ovviamente anche Gianluigi, per averci dato questa opportunità, per avermi dato questa opportunità da volontario di parlare di altri volontari, diciamo così, e ci aggiorniamo al più presto. Quindi sicuramente i microfoni della radio L'Italia Ascolta il Piave sono sempre aperti agli italiani. Ti ringrazio, un abbraccio, buona giornata. Ciao, grazie, ciao. Preghiera del soldato italiano. Signore e Dio degli eserciti, cui per dovere apparteniamo, purificaci d'ogni bruttura, perché in quest'ora d'odio selvaggio la nostra preghiera salga a te, bianca,
siccome quella dei nostri bambini. Guarda, Signore, noi non ci siamo schierati col forte a offesa del debole. Noi non eccita allo sterminio ambizione d'impero. Noi non vogliamo mettere a sacco e a fuoco le terre altrui, ma le terre d'Italia sono fatte per noi. Tu ce le hai date. I nostri vecchi le han fatte libere, da giogo secolare a prezzo del loro sangue. E se venga il giorno che noi dobbiamo combattere, ovunque per esse, benedici, o Signore, le nostre armi, il nostro re, schiatta di valorosi e di santi, e dacci la vittoria, e dacci una rama d'ulivo per i nostri figliuoli, per le nostre donne, per la tomba dei nostri vecchi. Aprile 1915. E sulle note della preghiera del soldato italiano, Gianluigi vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo martedì 14 aprile con l'Italia Ascolta il Piave. Ciao.